pronti, via! Ciao ragazzi, eccoci qui! Entriamo subito nel menu dei Multiple Flight Mode e vediamo, la prima pagina ce la siamo già fatta tutta. Andiamo a dare un'occhiata a quelli che sono i waypoint. Come funzionano i waypoint? Semplicemente dando dei comandi al drone ad una determinata altezza per poter fare delle missioni programmate praticamente. Le missioni programmate iniziano dandogli lo start recording waypoints, lui registra sia la posizione che il punto. La posizione la registra, metto la telecamera direttamente giù a 90 gradi così vedete, la posizione la registra con il pulsante C1, quindi il pulsante sinistro sotto al nostro schermo, e gli diamo il primo waypoint a 7 metri, scusatemi, a 9,8 metri di altezza. Ecco il primo waypoint, altitude lower than 32 feet, 10 metri, quindi mi chiede di andare un po' più su. Nel frattempo io mi sposto e supero i 10 metri e mi vado a posizionare per il mio secondo waypoint qui e gli do il mio C1 e prendo il mio secondo waypoint. Mi sposto sul terzo dei miei waypoint, che sarà qui, gli do il mio waypoint, mi sposto e vado qui per dargli il mio quarto waypoint, mi sposto e mi alzo anche questa volta e vado qui per il mio quinto waypoint e me ne ritorno un po' più basso qui per il mio sesto waypoint. Una volta che ho deciso i punti che voglio seguire, ho la possibilità di sapere che ho fatto 6 waypoint con una distanza di 115 metri, gli do done. Una volta che gli do il done, lui comincerà, dicendogli appunto dall'altitudine, dall'altezza corrente, come partire e quando partire, quindi apply, inizia a mandare tutti i dati e parte con i suoi waypoint. Il primo waypoint che vedete è qui sopra, noi nel frattempo possiamo comunque spostarsi, ecco, parte con il primo waypoint e sale al secondo waypoint. Vedete che cambiano le distanze e cambiano le altezze. Arriva a posizionarsi sull'altro waypoint, si sposta nuovamente, ovviamente continua a ruotare e a gestire i waypoint con la direzione che gli avevo dato, ma io non posso andare a toccare in nessuna maniera né le altezze né le rotazioni, posso semplicemente spostarmi con quello che è il tilt della telecamera. Questo è il suo ultimo waypoint e quindi mi dice che ha finito di fare i waypoint e si stabilizza nel punto da cui nell'ultimo dei 6 punti che abbiamo registrato. Io preferisco lavorare tramite un'altra applicazione che è GSP, sempre della DJI, oppure con Pix4D Capture per un discorso di fotogrammetria o di rendering 3D. Se vogliamo fare solo dei waypoint abbiamo la possibilità di utilizzare questo prodotto. Io sinceramente non lo uso praticamente mai, ma era giusto farvelo vedere. Spero vi sia piaciuto, che sia stato utile anche a voi l'utilizzo di questa tecnica per seguire dei punti all'interno di una mappa. Andiamo a vedere anche quali sono stati i nostri waypoint, vedete che li ha segnati lì all'interno della sua mappa e basta, questo è quanto, ci vediamo nel prossimo video, un saluto a tutti quanti, iscrivetevi, non dimenticate di guardarvi tutte le altre puntate sui Multiple Flight Mode che sono interessantissime, ciao!